Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di kayak fishing e insieme andiamo a valutare tutte le variabili da considerare in previsione di un nostro acquisto. Quindi questo video è dedicato a chi deve effettuare l'acquisto di un kayak da pesca, che potrebbe essere anche il primo kayak da pesca, per cui insieme ci facciamo aiutare da alcuni documenti che ho realizzato, delle JPEG, delle slide, per aiutare a comprendere l'argomento di cui trattiamo in maniera più facilitata. Inoltre ricordo che sul canale Planet Spin Fishing ci sono già altri video dedicati al kayak fishing a cui far riferimento, e inoltre sulla piattaforma Amazon trovate la guida, il manuale completo dedicato al kayak fishing. L'acquisto di questo manuale, di questa guida, è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Ora mandiamo la sigla e poi partiamo. Andiamo! Partiamo con questa slide dove vi mostro un po' il riepilogo degli argomenti di cui tratteremo in questo video. Queste informazioni che diamo sono già comprensive nella guida, nel manuale che trovate sullo shop Amazon. Lo trovate già in formato cartaceo o ebook con spedizione gratuita per gli utenti Prime. Vi ricordo che l'acquisto di questo manuale è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Leggo spesso sul web, sui social, di persone, di pescatori che vogliono provare il mondo del kayak fishing e quindi vogliono fare questa nuova esperienza e chiedono un aiuto, un supporto nella scelta di un kayak ideale per le proprie battute di pesca. Ma è molto difficile dare un aiuto valido un po' per tutti, perché le variabili da considerare devono seguire anche quelle che sono delle caratteristiche soggettive, personali, quindi variano a seconda della persona, dei propri spot, delle proprie tecniche di pesca, della statura. In ogni caso, io ho realizzato uno specchietto di riepilogo per meglio identificare queste variabili. Queste che vi faccio vedere adesso sono le variabili di cui parlavo. La cosa più importante da considerare è ovviamente il budget, perché il portafoglio che noi abbiamo a disposizione ci va a fare la prima grande scrematura in questo mondo, in questo mercato molto complesso, dove quasi a cadenza giornaliera vengono fuori dei nuovi modelli sempre più specifici, quindi sempre più destinati ad un'utenza con delle specifiche ben definite, per cui ecco, se da un lato possiamo personalizzare il più possibile la nostra azione di pesca, le nostre necessità, dall'altro si crea confusione chi da poco vorrebbe muovere i primi passi o sta muovendo i primi passi e si trova, diciamo, con la testa piena di informazioni e non sa da dove iniziare. Ritorniamo alle variabili. Secondo me, secondo il mio punto di vista, la cosa più importante che ci fa la prima grande scrematura è il budget. In questa variabile, il budget, ho identificato tre principali soluzioni di scelta, dove da un minimo di 500 fino a un massimo di 1500 euro abbiamo la prima fascia di prezzo che vi faccio vedere nel riquadro verde. Se il nostro portafoglio è capace di andare a coprire delle spese che vanno dai 1500 fino ai 3000 euro, possiamo ricadere nel secondo budget di acquisto. Se invece disponiamo di una cifra maggiore, possiamo andare a coprire la terza fascia, questa in azzurro, che va dai 3.000 ai 5.000 e passa euro. Poi, nella parte finale di questo video, vi elenco anche quali sono i modelli di riferimento per ogni singola fascia.
prima di arrivare a dare delle specifiche per quanto riguarda i modelli, è giusto fare delle considerazioni. Per cui ritorniamo al capitolo, alla slide delle variabili, e andiamo a esaminare variabile per variabile che cosa succede quando noi abbiamo delle esigenze specifiche che possono variare in base alla nostra statura, per esempio, oppure alla tipologia di propulsione che noi vogliamo a bordo del nostro kayak, che può essere il motore, che può essere i pedali, e ancora i pedali possono essere con il sistema di eliche, con il sistema a pinnette. Quindi andiamo a valutare tutte queste variabili in relazione del nostro futuro acquisto. Partiamo dalla prima slide e parliamo un po' della tipologia dei kayak esistenti. Facciamo una panoramica degli scafi attualmente presenti sul mercato. Ci sono quattro tipologie di scafi. Troviamo quelli gonfiabili, quelli rigidi, che a sua volta si dividono in sit-in e sit-on-top a seconda della presenza della seduta sopra il kayak o internamente al kayak, e poi ci sono gli scafi multisezione. Per quanto riguarda la pesca, senza allargare troppo il discorso, opteremo per un kayak rigido. L'altra grande selezione che possiamo fare in merito al nostro kayak, come viene evidenziato anche in questa slide, è a seconda dell'habitat in cui noi useremo il nostro scafo, che può essere mare, può essere acqua dolce, per esempio il fiume, il lago più o meno ampio, e potrebbe essere anche un ambiente salmastro come la laguna. Per cui, per evitare anche in questo caso di allargare troppo il discorso e disperdere il ragionamento, ci orientiamo maggiormente sul kayak da pesca da utilizzare un po' in tutte le condizioni, soprattutto nell'habitat in mare, dove poi vedremo che per essere un kayak anche affidabile deve rispettare alcune caratteristiche che vediamo nella slide successiva. Parliamo adesso delle caratteristiche che deve avere uno scafo ideale un po' per tutte le situazioni. In questo schema di riepilogo vi ho illustrato quelle che sono le dimensioni di riferimento a cui noi possiamo basarci per la scelta del nostro kayak ideale. Quindi, come lunghezza, ho inserito 370-400 cm, quindi un kayak di 4 metri massimo. Per quanto riguarda la larghezza, si va dagli 80 ai 90 cm. Il peso dello scafo è lo stesso modo importante, si aggira intorno ai 30-40 kg massimo, nudo, quindi senza accessori a bordo e senza la persona ovviamente, e la portata dello scafo deve variare dai 120 fino ai 160 kg. Queste sono delle dimensioni di massima. Queste dimensioni vanno a inficiare su quelle che è la tenuta della traiettoria, la stabilità, la capacità di navigare in presenza di onde. Quindi, per quanto riguarda la lunghezza dello scafo, più lungo è lo scafo, maggiore sarà la tenuta della corrente, la tenuta della traiettoria, la velocità anche a cui noi possiamo raggiungere con il nostro scafo. Invece, per quanto riguarda la larghezza, più sarà stretto il kayak, più avrà una linea filante, quindi raggiunge maggiori velocità. Di contro, però, più è stretto e meno sarà stabile, per esempio, se noi vogliamo fare pesca in piedi. Quindi uno scafo che va come larghezza dagli 80 ai 90 cm riesce ad essere abbastanza filante, quindi ad avere una buona velocità, però allo stesso tempo ci permette, per esempio, la pesca in piedi. Infatti su 90 cm di larghezza riusciamo ad avere una discreta stabilità.
Da considerare però per quanto riguarda queste informazioni anche la linea dello scafo, la linea che è stata progettata dal disegnatore, perché sia la linea dello scafo che la tipologia di chiglia va a inficiare su quelle che sono le prestazioni dello scafo, quindi oltre alla lunghezza e la larghezza è molto importante anche la linea dello scafo e la tipologia di chiglia. Un aspetto molto importante da considerare è il peso nudo dello scafo, quindi lo scafo nudo senza accessori a bordo. Perché è importante uno scafo leggero? Soprattutto per l'operazione di trasporto, di alaggio, di varo, ma anche di carico e scarico sull'auto. Perché dobbiamo capire poi che al peso dello scafo dobbiamo aggiungere anche gli accessori che potrebbe essere il motore, la batteria, l'eco scandaglio e le attrezzature da pesca. Quindi ogni volta che decideremo di andare a pesca dovremo caricarci tutti questi accessori sul kayak e poi andare a trasportarlo magari tramite un carrello fino al punto di varo e rientro sarà la stessa cosa. Quindi maggiore sarà il peso del kayak, più faremo fatica in fase di trasporto. Per quanto riguarda il peso dello scafo, senza dilungarci ulteriormente perché questo è un argomento molto complesso, il peso dello scafo può dipendere da fattori di processo costruttivo, quindi fattori di produzione, ma anche fattori di progettazione. Infatti in alcuni scafi abbiamo la sezione dello scafo maggiorata. Questa ci dà da un punto di vista di durata del tempo una durata maggiore, però dal punto di vista del peso è comunque peso aggiunto che in utilizzi ripetuti e prolungati si farà sentire sicuramente nel corso dell'utilizzo nel tempo. In merito invece alla capacità di carico, ovvero alla capacità di supportare a bordo, oltre il pescatore, anche attrezzatura, ecoscandaglio, batterie, accessori, la portata nominale massima di uno scafo può variare dai 120 ai 160 kg. Maggiore sarà la portata, più avremo possibilità di personalizzare e caricare a bordo dell'attrezzatura e degli accessori. Altre due considerazioni da fare in merito all'acquisto del nostro kayak ideale è la possibilità di personalizzare il nostro kayak e alla manovrabilità. Per quanto riguarda la manovrabilità, tanto dipende dal sistema di timone utilizzato, sia dalla forma ma anche dalla grandezza del timone, per cui possiamo in ottica di miglioramento, possiamo anche scegliere per un kayak a timone maggiorato, proprio per aumentare la manovrabilità se noi dobbiamo pescare in specchi d'acqua stretti, come per esempio l'interno dei fiumi o i piccoli laghi, dove dobbiamo sempre in continuazione riuscire a manovrare il nostro kayak, a virare il prima possibile, per esempio. Un'altra cosa importante da considerare, come dicevo prima, è la personalizzazione, perché noi quando decidiamo di acquistare il nostro primo kayak abbiamo bisogno del minimo indispensabile, però andando avanti non ci dobbiamo precludere la possibilità di montare degli accessori. Accessori ausiliari possono essere il motore e quindi anche la batteria, quindi dobbiamo avere la predisposizione, la possibilità di avere un carico maggiore, quindi una portata maggiore. Altri accessori che sono secondo me utili per l'azione di pesca sono l'ecoscandaglio e soprattutto lo scasso sullo scafo per installare la sonda. Quindi in ottica di acquisto dobbiamo prevedere la possibilità di montare accessori ulteriori come portacanna aggiuntivi. Se noi abbiamo tanta attrezzatura a bordo dobbiamo prevedere la possibilità di utilizzare dei vani porta accessori come dei gavoni, e quindi è tutto molto
anche personale, alcune scelte che si fanno in ottica di acquisto riguardano le dimensioni del kayak, ma anche la possibilità di personalizzare. E quindi ecco, consideriamo in ottica di acquisto se possiamo fare degli upgrade sul nostro kayak per non limitarci in futuro. Parliamo anche delle tecniche di pesca che noi possiamo fare dal kayak. Sicuramente lo spinning e la traina sono le tecniche che vanno per la maggiore. Per quanto riguarda lo spinning, abbiamo bisogno di uno scafo veloce, uno scafo che ci riesce a far raggiungere con poco sforzo quello che è il nostro spot di pesca. Allo stesso modo, ancora più importante, se noi decidiamo di fare traina, per esempio, dobbiamo prevedere uno scafo molto lungo che riesce a farci mantenere la traiettoria, uno scafo stretto, oppure uno scafo che è possibile, su cui è possibile installare ad esempio un motore elettrico, e quindi allo stesso modo deve riuscire a portare a bordo un'eventuale batteria. Altre tecniche che possiamo praticare dal kayak sono il vertical. In questo caso, visto che dobbiamo mantenere sempre il punto, chi pratica il vertical sa bene di cosa sto parlando, visto che noi dobbiamo mantenere molto spesso il punto di pesca per far scendere l'esca sulla verticale pura, dobbiamo prevedere un sistema di pinne o un sistema di motore ausiliario per farci restare sempre sul punto di pesca senza andare sempre a correggere la nostra direzione, la corrente e lo scarroccio. Per quanto riguarda invece tecniche come il drifting o il volantino, è indispensabile avere un sistema di ancoraggio che ci permette con facilità di riuscire a fermare sul nostro spot di pesca il nostro kayak. Parliamo adesso dei sistemi di propulsione. Ne esistono tre tipologie principali: quelli a pagaia, quello classico, quelli a pedali, che si suddividono a loro volta in sistemi a pinne e sistemi ad elica, e poi esistono dei sistemi di propulsione a motore elettrico. Per quanto riguarda le specifiche esigenze del pescatore, avere le mani libere è di fondamentale importanza, per cui viene scartata la pagaia, che viene utilizzata soltanto in particolari condizioni, per esempio al varo, al rientro, o per fare manovre quando non è possibile usare altri mezzi di propulsione. Il sistema a pinne e il sistema ad elica sono quelli che vanno un po' per la maggiore, e per chi inizia sono i sistemi da preferire. Sia il sistema ad elica che il sistema a pinne ha dei pro e dei contro, che sul manuale, sulla guida che trovate già su Amazon, ma anche sul canale Planet Spin, sul sito www.planetspin.it, ci sono già delle indicazioni in merito ai pro e ai contro di questi due sistemi di propulsione a pedali. Per quanto riguarda invece il motore, quindi il sistema di motore elettrico come propulsione per il nostro kayak fishing, si trova già in uno step evolutivo ulteriore, quindi per chi inizia e vuole già inserire un motore deve prevedere un budget di spesa sia per il motore ma soprattutto per la batteria, che in tanti casi il costo di motore e batteria equivale al costo del kayak. Quindi se il nostro budget di spesa è limitato e vogliamo già investire sul kayak invece di investire sul motore e sulla batteria, secondo me è la scelta ottimale, perché avere un kayak più performante ci dà la possibilità di capire meglio le potenzialità e soprattutto se è un sistema di pesca che a noi piace. Invece investire il nostro budget 50% sul kayak e 50% per motore e batteria va a limitare anche quelle che sono le performance del nostro kayak. Parliamo anche degli accessori da considerare
che vanno a supporto della nostra azione di pesca, come ad esempio l'ecoscandaglio, il portacanne ausiliare, come dicevo prima anche la batteria del motore, la batteria dell'ecoscandaglio, sono degli accessori alcune volte indispensabili da avere con noi perché ci facilitano di molto la nostra azione di pesca. Però dalla base, ecco, dobbiamo partire soprattutto da quelle che sono le dotazioni di bordo che noi dobbiamo avere per la nostra sicurezza, come ad esempio il giubbotto. Un altro accessorio che secondo me è fondamentale ed è giusto anche investire qualcosina di euro in più su questo accessorio è soprattutto il carrello, perché ci facilita l'azione di varo, di trasporto del nostro scafo per il varo e per l'alaggio. Quindi nella scelta degli accessori è molto importante conoscere in anteprima quali sono le caratteristiche anche della tipologia di spot di varo dove noi dobbiamo utilizzare il nostro kayak per prevedere gli accessori più utili al nostro scopo. Altri dettagli importanti da considerare nella scelta del nostro kayak è la tipologia di varo che noi avremo a disposizione negli spot che vorremmo frequentare e se noi dobbiamo trasportarlo sull'auto. Quindi un kayak più leggero, un kayak più corto ci facilita l'azione di carico e scarico, di trasporto sulla nostra autovettura. E anche di raggiungimento, ecco, del raggiungimento del punto di varo. Invece uno scafo più lungo, più pesante, più largo ci va a complicare queste operazioni. Quindi in ottica di acquisto dobbiamo anche capire dove andremo a pesca e se nel punto di varo sarà un varo facilitato oppure per esempio dobbiamo fare tanti metri su uno sterrato per raggiungere il punto di varo, se dobbiamo andare su sabbia. In questo caso dobbiamo prevedere un carrello con le ruote ad esempio gommate per un agevole trasporto su ambienti che possono essere sabbia, ciottoli oppure strada sterrata. Molto importante quindi considerare tutti questi aspetti prima di acquistare il kayak e non dopo. Veniamo di nuovo ad uno dei punti più importanti, come avevo anticipato anche nell'introduzione di questo video. Il budget che noi abbiamo a disposizione ci limita quello che è il nostro ventaglio di scelte. Possiamo comunque optare per per tre tipologie di spesa. Ci possiamo orientare verso kayak top di gamma se noi abbiamo un portafoglio più capiente, se abbiamo un budget maggiore. Invece possiamo limitare le nostre spese su un modello, per esempio low cost, come quelle di importazione, se non abbiamo un portafoglio capace di soddisfare i nostri sogni. L'alternativa a queste due opzioni è valutare un kayak usato. Infatti possiamo scegliere un kayak nuovo o un kayak usato a seconda anche di particolari esigenze che noi abbiamo. La scelta del kayak usato, mi sento di dire, deve essere affidata a persone competenti ed è molto raro che noi riusciamo ad acquistare uno scafo ottimo semplicemente dal web senza andarlo a vedere personalmente. Quindi non ci fidiamo di annunci, perché in tanti casi possiamo trovare su scafi usati delle piccole cricche che ci accorgiamo di queste soltanto una volta acquistato e varato, quindi in acqua, quindi sarà molto tardi. Per cui ecco, facciamoci accompagnare da qualche ragazzo, qualche persona competente in fase di acquisto di un usato e sicuramente andiamolo a provare in pesca prima di procedere alla finalizzazione dell'acquisto. Ritorniamo al nostro schema di riepilogo per quanto riguarda i budget e anche in questo caso i brand di riferimento. Per un budget che va dai 500 ai 1500 euro, secondo me la scelta ottimale è rivolgersi a un rivenditore
privato per l'acquisto di un usato. Con un CAI accusato possiamo fare le nostre prove, le nostre esperienze e poi magari rivenderlo senza dover investire un capitale. In alternativa invece possiamo già acquistare dei kayak nuovi anche di brand importanti come della Hobby, per esempio. Allo stesso modo, girando anche su quelle che sono le offerte che noi possiamo trovare in rete, sul web, possiamo rivolgerci a aziende italiane come la Big Mama, oppure tramite rivenditori possiamo valutare acquisti di kayak come Galaxy, come Sunblast, come RTM per esempio. In ultima alternativa, non per questo meno importante, ci sono tante occasioni di kayak di importazione e sul web basta fare delle semplici ricerche, riusciamo a capire quali sono questi kayak e anche a valutare quelle che sono le caratteristiche tecniche di ogni singolo scafo. Se noi abbiamo disponibilità di un budget intermedio, e per intermedio vado ad indicare una potenza economica che parte dai 1500 fino ai 3000 euro, ecco, possiamo avere già un kayak che potrebbe essere ideale per fare le nostre prime esperienze, ma che potrebbe essere tranquillamente un kayak che, se tenuto in modo ottimale, ci durerà tutta la vita. Un kayak che ci permette di avere di fare della personalizzazione, di aggiungere degli accessori come il motore ausiliare oppure di poter permettere a bordo un carico pesante come quello di una batteria ulteriore, per cui i modelli di riferimento sono da scegliere in base anche alle nostre specifiche esigenze, rivalendoci al dettaglio delle caratteristiche. Quindi ritornate su quello specchietto di riepilogo dove ci sono le dimensioni, la larghezza, la lunghezza, il peso e la capacità di carico per scegliere il kayak a voi ideale. Quindi tra i 1500 e i 3000 euro possiamo scegliere tra marchi importanti come la Hobby, ma anche Viking e tuttavia modelli di brand come Galaxy, Big Mama o Feel Free offrono dei modelli molto validi e, come dicevo prima, possono essere tranquillamente ideali come primo kayak per fare le nostre esperienze, ma potrebbero essere tranquillamente dei kayak che noi ci porteremo con noi in tante avventure di pesca per tutta la vita. Se il nostro budget invece non ha molti limiti, possiamo orientarci verso quello che è il kayak top di gamma, pensato per chi pratica kayak fishing anche a livello professionale. Infatti, se noi andiamo a vedere le competizioni di pesca più importanti che ci sono in Italia, ma anche nel resto del mondo, c'è sempre un brand che si ripete, Hobby. Quindi, orientandoci verso questo brand, verso modelli importanti come il Pro Angler, ma anche l'Outback per esempio, sono degli scafi che hanno delle grandissime performance nell'utilizzo e quindi sono scelti dai pescatori più accaniti e anche dai i garisti, per cui ecco, andiamo diretti su questo brand se non abbiamo limiti di spesa, perché sicuramente sarà il kayak ideale per il pescatore. In questa ultima slide invece vi mostro anche alcuni modelli dei brand di cui abbiamo parlato prima. In alto a sinistra c'è il Supernova di Galaxy, un kayak che comunque è ideale per fare le nostre prime uscite di pesca, un kayak che ci permette di essere personalizzato, di una buona portata, di una comoda seduta, ed è adotta un sistema di pedali ad elica. Ancora sotto vediamo il Trigen di Big Mama, anche questo scafo è tra quelli più gettonati, tra quelli che piacciono di più, soprattutto in Italia, perché si tratta di un'azienda italiana e quindi possiamo trovare questo scafo che si va a collocare tra un'ottima fascia come rapporto qualità-prezzo.
Andando sotto poi abbiamo il passport di Hobby, che rappresenta il primo scafo come fascia di prezzo dedicato a chi vuole praticare la pesca e farsi le prime esperienze con il kayak fishing. Sul lato destro di questa slide invece troviamo due modelli di casa Hobby, il Compass e l'Outback, che sono entrambi scafi performanti per quanto riguarda la pesca, e ci permettono di personalizzarli a nostro piacimento aggiungendo degli accessori. Per esempio sull'Outback ne vedo tanti su cui viene montato un motore elettrico di prua, quindi rispetto al Compass ha una portata maggiore e permette l'utilizzo di accessori davvero importanti. Invece il Compass è un giusto compromesso fra lunghezza, peso, trasportabilità, personalizzazione e anche come prezzo si fa pagare il giusto, perché comunque è uno scafo che costa, ma è leggermente minore come spesa, e quindi si va a collocare in quella fascia medio-alta a cui il pescatore che si vuole affacciare nel mondo del kayak fishing può certamente rivolgersi per avere uno scafo dalle ottime prestazioni senza però spendere quanto una barca. Siamo giunti alle battute conclusive di questo video. Abbiamo fatto una panoramica di quelle che sono le caratteristiche e le variabili da considerare nell'ottica di un eventuale acquisto come nostro primo kayak, e se avete dubbi o volete fare qualche domanda in merito potete scriverlo nei commenti, che sicuramente vi risponderò il prima possibile. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, e come sempre noi ci vediamo il prossimo video sempre qui sul canale Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima.